Be careful, Hayabusa. E così Itakagi se n'è andato, lasciando libero il Team Ninja di realizzare il terzo episodio della amatissima saga di Ninja Gaiden. Tornano così il ninja Yabusa e il suo clan, questa volta per cercare di fermare una minaccia che agisce su scala globale. Le meccaniche di gioco cambiano in maniera radicale, ma noi di multiplayer non siamo così sicuri che i fan apprezzeranno alla grande. In Ninja Gaiden 3 tutto inizia quando una strana associazione segreta pare intenzionata a mettere sotto scacco il mondo con una serie di attentati. Un po' come i Templari di Assassin's Creed, gli alchimisti messi in scena dal Team Ninja si sono nascosti per secoli agli occhi del mondo, in attesa di sferrare un attacco tremendo, con Ryu, il sangue di drago della dinastia Hayabusa, al centro di una macchinazione molto complessa e a cui si viene a capo dopo una decina di ore di gioco, senza che però si riesca mai a capire come sia stato possibile inventare una storia così contorta. Scordatevi l'azione tipica della serie. Agli scontri nei livelli che oscillavano sempre tra il Giappone medievale e quello moderno, con derive demoniache in attesa dietro ogni angolo, qui si intermezzano continui salti da elicotteri e grattacieli, a Londra, in Arabia o in qualche isoletta tropicale, quick time event per chiudere mosse speciali e qualche boss mastodontico che prova a fare il verso alle coreografie di God of War. Non sembra esserci una linea guida e sembra di trovarsi a tratti di fronte a un gigantesco fanservice con personaggi e ambientazioni riciclate dall'universo di Ninja Gaiden. Dimenticando però che gli amanti della serie attendevano questo capitolo per le meccaniche di gioco più che per il contorno. Se la trama è una criticità su cui tutto sommato si può soprassedere, è senza dubbio impossibile farlo sul drastico abbassamento del livello di difficoltà da sempre caratteristica peculiare della saga. Ninja Gaiden è infatti l'emblema della vecchia scuola videoludica che chiede al giocatore di imparare mosse, counter e parate, quasi come in un Virtua Fighter. Decine di pad sono andate in frantumi per colpa del Team Ninja che, forse per inseguire vendite più cospicue, ha deciso di imboccare una strada totalmente diversa. Si arriva insomma alla fine con relativa facilità, mentre del tutto snellita e data per scontata è la gestione dell'arsenale e la progressione di Ryu. In Ninja Gaiden 2 bisognava centellinare gli oggetti comprati al negozio di Muramasa, siano state frecce esplosive o pozioni curative, e bisognava decidere con attenzione l'arma da usare contro ogni nemico e in ogni ambientazione. In Ninja Gaiden 3 le frecce dell'arco sono infinite, e a un certo punto della trama diventano pure esplosive. Di armi ce n'è una sola, la katana, e non c'è alcuna evoluzione del personaggio. Sono spariti gli smembramenti degli arti, e la salute del nostro eroe si ricarica automaticamente dopo ogni ondata superata con successo. Si ricarica anche a ogni salvataggio, e soprattutto si riempie dopo aver scatenato un Nimpo, ovvero il drago d'energia che travolge tutti i nemici su schermo. Inoltre, l'arco che nel secondo episodio aveva seri problemi di puntamento, ora è diventato un infallibile strumento di morte, che basta equipaggiare per vederlo fisso sul nemico più vicino con un sistema di auto-target e lock che non molla il personaggio neanche sotto tortura. Come se non bastasse, quando il braccio destro di Ryu comincia a pulsare di sangue, è possibile innescare una serie di colpi sequenziali che tagliano a fette i nemici a qualsiasi distanza, con delle uccisioni che servono per fargli pulsare nuovamente il braccio. Anche aumentando la difficoltà, pur crescendo i problemi, le regole del gioco non cambiano. E se questo di per sé non è un problema, fa capire come si sia cambiata decisamente rotta. Ninja Gaiden 3 resta comunque un'esperienza divertente, ma consigliabile più a un novizio che a un esperto. C'è anche una modalità multiplayer, che mette contro due squadre di quattro ninja che si devono fare a fette. E ci sono delle sfide da fare online per guadagnare punti e modificare l'aspetto del proprio ninja, anche in cooperativa. Da valutare il successo in rete, visto che tra l'altro è necessario l'acquisto di un online pass per giocare. Ninja Gaiden 3 è dotato di un motore fluidissimo, inchiodato a 60 fotogrammi al secondo che mette in scena coreografie che pochi altri giochi si possono permettere. Ci sono anche dei momenti spettacolari con boss enormi che hanno pattern d'attacco vari, che vanno studiati per essere superati. Spezzati come sono da sequenze di quick time event che però non lasciano un grandissimo segno,
Veloce e adrenalinico, Ninja Gaiden 3 risente però del peso degli anni, con un impatto globale sicuramente piacevole che fa ricordare un po' la prima ondata di giochi di questa generazione di console. Tanto che quando verso la fine si torna in una delle ambientazioni del secondo capitolo, ci si rende conto di quanto poco sia cambiato nel corso degli anni. Sarebbe ingiusto dare a Ninja Gaiden 3 un'insufficienza. Il gioco ha una giusta durata, un paio di scontri con boss che sanno divertire e le solite belle animazioni. Il problema è che non è più un Ninja Gaiden e che questo cambiamento non è controbilanciato da scelte che sappiano garantirgli un posto di primo piano nel mondo dei giochi d'azione, che vanta oramai di alcuni esponenti di prima grandezza e su qualsiasi piattaforma. In Ninja Gaiden 3 c'è purtroppo un po' di sana violenza che in un gioco può essere persino terapeutica, ma davvero poco altro. Die! Won't stop!